Ed eccoci. Benvenuti da Kiba Stop anche questa settimana, prontissimi per l'unboxing delle novità, ragazzi. Unboxing record questa settimana, eh? Sì, abbiamo mai speso così tanto, quindi mi raccomando, ordinate, ordinate e fatevi mettere via i fumetti. Diciamo che come numero di pacchi, vabbè, ce n'è 8. Ci siamo. Ce n'è 8 di pacchi, ragazzi, vedete il totem, quest'oggi abbiamo costruito il totem. Però sono pesanti. Però sono tutti pesanti, a parte questo qui in cima che ci sarà delle figure. Il resto è tutto un pieno di fumetti, quindi mi raccomando, restate con noi. Adesso facciamo i consueti saluti e poi andiamo subito a incominciare, perché la puntata è pregna, sarà lunga. Allora, ciao Angelo. Ok, salutiamo Angelo Catanzaro, Giacomo Muto. Ciao Giacomo. E Matteo Turci, che ci hanno richiesto i saluti. Ciao, ciao. Allora, e poi ormai, cioè, come di consueto, chi ha beccato le nostre citazioni, salutiamo Davide Sersale, che le ha beccate tutte tranne questa, però. No. Che ha beccato Carcallo Provettoni, Bonolis e l'Uomo Tigre. Invece i bulgari, che lui ci ha detto i circensi, però gliela diamo buona. Ah, sì. I bulgari, Lorenzo D'Agata, li ha beccati. E poi Carlo Michele Jacobino, l'Uomo Tigre, anche lui. E Mike Gieli, che ha beccato il Provettoni, Carcallo Provettoni. E la pila si impenna. Grandi ragazzi. Molto bene, buttiamo via il foglietto, ho fatto anche canestro. Quest'oggi direi sigla e poi partiamo subito, perché ragazzi ce n'è un casino. Vai! Ciao! Ed eccoci qui, partiamo con la nostra torre di Pisa che pian piano si sta inclinando tipo... Tipo la pila dei fumetti, quindi direi iniziamo subito prima che venga giù tutto. Sì, perché mi sa che non vengono giù le pile dei fumetti, ma qua vengono giù. Viene giù scatoloni. Proprio tutto lo scatolone qua, ragazzi. Allora, iniziamo da questo qua, pacco leggero, come dicevamo. Leggero, leggero, da leccarsi le orecchie. E vediamo cosa contiene, perché niente. È leggero ma è grande. Di solito il pacco delle figure è piccolo, quindi potrebbero esserci più e più e più millanta figure. Infatti ne abbiamo ben tre, ragazzi. Guarda che lì si stava già intravedendo qualche cosa. Sì, si intuiva allora, già. Iniziamo da questa qua picciridda. Ovviamente impacchettata da Satana in persona. Ma che roba. Guarda che tanto io spoilero. Si capisce già. Si capisce? È una serie famosa, ragazzi, che sta andando a bomba in questo periodo. Molto bene. Aicchio. No, non è vero. Aicchio, come la scorsa puntata che è stata un po' la puntata Aicchio, ragazzi. Quanti volumi di Aicchio ci saranno questa volta? Partono le scommesse. E soprattutto quanti nuovi yaoi saranno usciti questa settimana? Lo scopriremo molto presto. Allora, iniziamo con una figure della Sega. Sega! Ecco qui. SPM Super Premium Siga eccetera, eccola qua, è la nostra Nezuko da Demon Slayer. Eccolo qui, bella pesantina come figure, qui ovviamente è tutto in giapponese, stretto, che vi dice che è una figure troppo bella per essere tenuta nella scatola, e quindi poi prossimamente magari la apriamo, facciamo qualche foto anche noi, ma se la volete mi raccomando chiamate. Eccola qui, la piazziamo qua. Poi andiamo in ordine di grandezza. Questa chiamate è... Akiba Stop, vi aspetta. Esatto. Citazione. Prendete la cornetta. Esatto. Akiba Stop vi aspetta. Citazione. Subito così. Esatto. Forse era alzata la cornetta. Sì, forse sì. Vabbè, comunque, ragazzi, anche questa, vabbè, tanto Davide la sa sicuro questa. E qui, vabbè, dai, anche qua si vede già perché la scritta è abnorme. La scritta è abnorme, anche la figura è un po' più grande. Andiamo, cambiamo marca, non è più Siga questa, ma è Abby Style, come quelle di Death Note. Esatto, stessa marca di quelle di Ryuk di Death Note che avete visto negli scorsi video. Infatti anche la scatola mantiene più o meno quello stile lì a vetrinetta. È carina come figura. Abbiamo un Monkey D. Luffy o Rubber per gli amici, nella sua tipica posa quando sta per sferrare un pugno, cioè che fa così e poi lancia il pugno gam gam, o semplicemente si bulla. Esatto. Eccolo qua, la mettiamo no, qui. No, facciamo vedere in... Ah sì, facciamola vedere. In primo piano. Facciamo vedere in primo piano, diciamo che non ci sta molto, però la facciamo scorrere in modalità guerre stellari. Ricordo, perché è carino anche il fatto che hanno fatto lo sfondo. C'è dietro con, lo sfondo della nave. Esatto. Ecco qua la scatola, anche questa vedete sempre...
in rilievo lo stemma di Cappello di Paglia, qui c'è tutta la ciurma, Adventures, eccetera, eccetera, termini a caso in inglese per farvi capire che è una figata in pratica. Hero Adventure, eccetera, eccetera. È una SCF. SCF che non è un insulto, ma significa... Super Figure Collection. Benissimo. Cioè, l'abbiamo improvvisata, penso, è veramente così. No, è veramente così. Ah, ok. Grande Alex che ha studiato. E adesso andiamo avanti. Adesso, ragazzi, abbiamo un'altra chicca. Questa sì. Questa c'è anche la velina, quindi vuol dire che... È prestigioso. Si sale di prestigio come figure perché... Nelle robe più costose i Jap ci mettono la velina. Il problema è che questa non è una roba Jap. Non è una roba Jap? No. Com'è? Cioè, sì. Sì, vabbè, ok. Il personaggio però, sì, ma la casa produttrice no. In questa bella velina che andiamo a spaccare subito. Lussemburgo, quindi. Quindi, so una ditta che si fa fatica, non le trovate in giro queste, ragazzi. I più, chi di voi colleziona figure saprà... che sono figure molto difficili da trovare. Soprattutto questo personaggio in particolare, da One Punch Man abbiamo Sonic il Supersonico, o in inglese Speedosoundo Sonic. Eccolo qua, Speedosoundo. Adesso andiamo a vedere anche questa perché ci sarà un po' di riflesso, immagino. Vabbè, devo spostare Nezuko, se no non funziona lo scrolling in doppia parallasse. One Punch Man, eccolo qui, il famoso ninja. Quello che vuole battere Saitama a tutti i costi e come tutti del resto prende un sacco di schiaffi. Ecco qua. Della stessa collana extra di Tsume. Qui c'è la scheda tecnica. Sono a 25 anni, lo facevo più giovane. Sono già usciti, vedete Tsume, ecco qua. Sono già usciti Saitama che è in riassortimento, tornerà presto. Nonché... anche dovrebbero arrivarci anche dell'estate. Era uscito Genos anche. Sì, della One Punch, sì. Di One Punch, Genos e Saitama. Però in teoria nei prossimi mesi dovrebbero arrivarci anche delle altre statue della Tsume. Molto bene, quindi rimanete sintonizzati perché... Io ho detto statue, non figure. E statue lì si fa l'unboxing a parte, ragazzi. Dobbiamo farli. È piccolo ma è possente. Questo qui è possentissimo. Cosa ci sarà qua dentro, ragazzi? Posso dirlo? Sandman? Esatto. No, però... basta. Ne abbiamo ancora qualcuno da consegnare di Sandman, tra l'altro. Ah, però c'è una scatola dentro la scatola. E vedi? E allora è Sandman. Tra l'altro questa qui è la tipica scatola collage. Dovete sapere che ci sono dei maestri scatolai alla Star Comics che praticamente creano le scatole dal nulla con dei ritagli di cartone. Anche questa è una... è una vera e propria professione, lo scatolaio. Diciamo che ci sono dei fornitori peggiori, eh. Esatto, adesso questa qua... Aspetta che vediamo se riesco a metterti una mano almeno. No, aspetta, togliamo prima questi che fanno l'aderenza. L'hanno pressata proprio, ma lì secondo me c'è uno stock... Di? Cioè, ci sarà tipo una serie, non lo so. Aspetta, no, non si riesce, devo ribaltarla. Vai, purtroppo non ti posso aiutare. Facciamo così. Altrimenti sei squalificato. Esatto. No, così dovrei farcela. Molto lentamente, ecco, tieni lì, bravissimo. Ok, no, che se, cos'è? Se riesci a brancare quella lì, è una scatola con scritto Shipper Kosaido Co. Ltd. Made in Japan. Ah, è un abbiamo capito. Guardate qua, abbiamo capito. Inquadrate, è arrivato, ragazzi. Slam Dunk Illustration Plus. Ci siamo. E non diciamo nient'altro. Anche questo in lievissimo ritardo. Grazie Panini, eh. Grazie Panini, che ci hai fatto perdere. Hai stampato due copie. Esatto. Della prima stampa, quella con la cartolina. Adesso l'hai messa dentro. E quindi? E quindi bastardi. Però, almeno è arrivato. Eccolo qua, ragazzi. Un qui bel facciamo gioco. Il picco di visual, eh. Qui c'è il picco di visual, ragazzi, e non li stiamo a tirare fuori tutti. No, tirali fuori tutti. Tiriamo perché... fuori tutti, vediamo quanti ce n'è. Esatto. Vai, vediamo allora. La... Uno. Cioè, facciamolo vedere, dai, prima. Facciamo vedere anche qua. Pam, 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 pam. E ti blocchi. No, perché vado su. Una raccolta di superbe illustrazioni di Takehiko Inoue di Slam Dunk. E guardiamo anche il retro. C'è una bici. Una pompa per biciclette e gente che gioca a basket, giustamente. Più di 130 illustrazioni, selezione dell'autore di disegni realizzati dopo il primo illustration book. Più di 130 in totale.
prima raccolta completa per la riedizione di Slam Dunk in 20 volumi, 14 illustrazioni inedite del maestro, che ha realizzato 14 nuovi disegni esclusivi a colore monocromi, incluso quello per la sovracoperta di questo volume. Il prezzo è di euro 50 bombe! Di euro 50 bombe. Molto bene. E allora, se vogliamo tirarli fuori tutti, li tiriamo fuori tutti. Sì, dai, due. Così facciamo vedere. Vediamo quanti ce ne ha mandati. 3. In teoria 10. La ragazzi, scatola c'è scritto 10. Molti sono già prenotati, quindi se lo volete... È vero, la scatola era da 10. In teoria. 4. Però si sa che quelli della Panini sono... simpatici. 5. Quindi... che poi ci denunciano veramente. Ma sicuro ci denuncia. 6. Appena gli arriva voce. 7. Vabbè, però non è colpa nostra se loro 8. Fanno le cavolate. Effettivamente. 9. E 10, sono 10? E 10, eccolo qua. Ma li teniamo sul tavolo o li riscatoliamo? Adesso li mettiamo lì. Magari ne mettiamo uno fuori. Ne vuoi lasciare uno solo? Guardate la faccia preoccupata. Impigliamoli tutti lì, dai. Tanto c'è poca roba. Fa figo, dai. Vai. Allora. Però, aspetta. Comunque 10 artbook, sono 10 artbook. E sono anche belli pesanti, ragazzi. Quindi il prezzo è importante, però comunque, ragazzi... esatto. Lo volevate tutti questo e finalmente è arrivato. Comunque, facendo due conti così mentali, esatto, hai già capito quanto c'è qua. Eh sì. Andiamo avanti. E voilà. Hopla. Hopla. Sono due che sono tutti sono così. Sono tutti delle bestie, ragazzi. Però due scatole sono già andati. Due scatole già andati, però sarà sono veloce. Tutti cicre. Adesso sono tutti pesantissimi. Quindi preparatevi, ragazzi, col Gatorade, perché sarà un video che consumerà anche diversi liquidi. Che succede? Vai che sto stringendo qui, okay. Mi sono reso conto che ballava troppo. Stringi l'inquadratura, vai. Allora, qui novità. Ah, subito Americans and Restock. No, è anche news. No, c'è tutto. Allora, iniziamo così da un restock che è la Novelty Ace Number One. Speriamo che ci sia anche la 2, perché c'è un ragazzo che ce l'ha ordinata e che ha detto: Madonna, non le trovo da nessuna parte. Allora, queste però sono grandi, le mettiamo qua. Ma Akiba Shop. Stop, ricordatevi, non shop, ragazzi. Vi trova tutto. Esatto. E andiamo con gli americani, dai. Vai. Allora abbiamo. Iniziamo con le variant di Alex Ross di... della Semia, no. Marvel X-Swords Stasi, miniserie 242, eccola qui, 5 euro. Il mitico... Alex Ross, che sta appunto illustrando tutte le variant di questi volumi della saga X of Swords. Eccolo qua. C'è anche la scheda tecnica delle armi. Molto molto belle queste copertine con tutti i personaggi Marvel, che prima o poi usciranno tutte. Poi Normal X-Men, questo è X-Men di X of Swords parte 6 di 13. Non so se è lo stesso, il fumetto. 10, no? In teoria sì. No. No? No, è diverso, sfogliamolo. Ecco qui. Lo mettiamo a fiancolo. Poi abbiamo un po' di Batman, alcuni sono restock. Il 17 forse nuovo. Allora, questo qui, ecco, questo qui è l'altro. Questa è la Normal Edition Stasi, ok, di X. Questo è proprio X-Men X-Swords. Aspetta che lo mettiamo di fianco, che fa... mettiamolo a fianco. Questo vedere qui la è differenza. Normal and Variant. Poi, come dicevamo, Batman. Adesso non so qual è quello nuovo, li facciamo passare un attimo. Qui abbiamo Scarlet Witch. Ce n'è un sacco. Abbiamo di Scarlet abbondato Witch. Allora, Scarlet Witch, mettiamolo di lì. Per adesso qua, questo qui è cover variant di Avengers di X-Swords, 3 euro, sottilez. Quindi, due pagine. Esatto, però variant. Però variant. C'è Capitan America, c'è Thor, insomma, Avengers, giustamente ci sono gli altri. Cioè, c'è da dire che almeno la Panini non ha aumentato il prezzo se variant o normale. Esatto. Almeno quello, via. Allora, eccolo qua, ultimo numero di Star Wars, che finisce la saga dopo, è ambientato dopo Una Nuova Speranza. È incazzuto, Luke. Sì, Luke si droga, è incazzato, cioè è diventato una bestia. Allora, te ne piazzo uno. Sì. Questo viene 5 euro, quindi consueto numero di pagine per Star Wars.
va a finire la vicenda, quella con i nostri tre gruppi di avventurieri, diciamo, divisi tra di loro, e poi inizierà un nuovo ciclo ambientato dopo L'Impero colpisce ancora. Quindi stanno facendo cicli di fumetti molto interessanti, perché sono tra un film e l'altro a riempire i buchi della vecchia trilogia. Comunque quel Batman lì te lo posso quasi dire per certo che è vecchio, perché l'abbiamo recuperato per un nostro cliente. Però c'era anche quello nuovo che arrivava, ce n'erano due vecchi e uno nuovo, quindi aspettiamo un attimo, cioè sì, il numero più alto mi sembra sarà quello. Allora, questo qui 6 euro invece, X Factor, sempre X-Men, eccolo qua. Un mulinino di nuove testate. A me mi viene da ridere, ragazzi. Lo so. A chi lo dici? Bello, 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 ma non convince. Per me, per me è no. Altra citazione. Esatto, fa, sono un genio. Per me no. Che te però imitavi lei o lui? Perché più o meno la voce è quella. Io lei. Ah, ok, io Morgan. Allora, che più o meno la voce è uguale. 6 euro. Mettilo magari al centro, non lo so se sì, ci sta ancora. Vai, vai. Poi, tanto guarda, bisogna andare uno sopra l'altro perché non ci sta niente. Questo è un altro uguale. Oh, Deadpool is out, nuovo numero, cartoline di Krakoa. Eccolo qua. Euro 5. Finalmente esce Deadpool e c'è Wolverine, forse non c'è l'uomo ragno. Dici? Ormai è anni che c'è l'uomo ragno insieme a Deadpool e non c'è più, effettivamente. No. Però ci sono gli X-Men, c'è Wolverine. Quindi sicuramente succederà qualche Madonna, cosa. Madonna, che copertina che ho visto. Eh sì, ragazzi. Variant Alex Ross. Aspetta, qui ce n'è un'altra. Fantastico. Di L'Immortale Hulk. Eccolo qua. Che cover figata. Classic Variant. 6 euro. Infatti è bello potente come Hulk. Giustamente più grosso Hulk e costa di più. Che figa. Ecco qua. Io lo leggevo Hulk, era una figata paurosa. Il problema è che quando hanno aumentato i prezzi ho detto basta. I prezzi basta. Purtroppo sono aumentati. C'è anche la pubblicità di She-Hulk. Leggevi anche She-Hulk? No, solo Hulk. Voilà. Poi abbiamo altra cover classic variant con la donna invisibile. Eccolo qua. I Fantastici 4 variant, sempre 5 euro. Ecco qua. Tac. Grandi Fantastici 4, che perché c'è She-Hulk con la tuta dei Fantastici 4? Opla. Chi può dirlo? Interessante, comunque un grande classico Marvel, sempre i Fantastici 4, che anche se c'è un po' di tempo alle spalle, to, mettiamole tutte sì, esatto, qui. Sto le compattando perché altrimenti avevamo già riempito tutto il tavolo. Una chicca, ragazzi, no, per il nostro amico Jedi. Non pensavamo di riuscire a recuperarlo, ma e ce invece l'abbiamo fatta. Numero 1, Jedi, che lo sforzo sia con te. Nausicaa della Valle del Vento di Hayao Miyazaki. Adesso recuperarli tutti e 6 non sarà semplicissimo, ma ragazzi, ultima edizione da Planet Manga di questo capolavoro di Miyazaki. Ve lo facciamo vedere tutte le volte. Il prezzo è 12,90 euro, anche è se roba, è un restock, però ragazzi, guardate che figo. È tanta roba. Come sono le pagine? A parte che c'è il poster. E suona il PC, però con tutta il nostro amico Corrado dal Giappone che sì, ci sta scrivendo. Penso che sia ancora lui perché ci stavamo chattando prima. E guardate che figo, ragazzi, tutto fatto così con questa carta giallina e i disegni tipo seppia, veramente veramente fighissimo. Poi ci abbiamo anche un poster all'interno, cioè proprio dai ragazzi, è il momento di comprare. Se si trovano, ragazzi. Eccolo ah sì, qua. Vedi che noi troviamo tutto. Restock. Comunque. Noi di Akiba Shop. Shop soprattutto. Troviamo tutto. Allora, mettiamolo qui davanti. Sentilo. Is restock time. Lo mettiamo qui. Poi Batman. A sto punto Batman. Sì, sì, ma te l'ho detto. Mettiamolo lì, poi vediamo se arriva. Si fidi che è vecchio. Drago Nero il Ribelle. Numero 1. Direi restock. Direi di sì. Lo mettiamo qui anche lui. E poi c'è una novità della settimana. Iniziamo con le novità. Abbiamo Mao volume 3. Nuovo lavoro della regina del manga, la Rumiko Takahashi. 4,50 euro. Lo metto qui e lo andiamo a vedere assieme. Non l'ho ancora letto io, ma voglio recuperarlo al più presto, perché comunque le robe della Takahashi le ho lette tutte. E a parte un po' Inuyasha, che sulla lunga secondo me diventava pesante. Perché? Mi sono piaciuti. Non no, ti piaceva basta Naraku. Cioè c'era solo un mono nemico. Ne abbiamo già parlato in un sacco di video. Allora, visto comunque che abbiamo menzionato la Takahashi, mi è venuto in mente una cosa. Che cosa? È il momento di fare pubblicità. Che cosa verrà inaugurato a brevissimo in Alessandria?
E Akiba Shop collabora. Ah, giusto, giusto, ragazzi. Vai. Momento pubblicità. Quindi ad Alessandria, al Museo Etnografico di Alessandria, presto, dalla prossima settimana, aprirà i battenti una fantastica mostra sulle donne del manga. Quindi tutti i manga. Aspetta, che di fianco intanto ti metto. Vai, vai, tu parla. Disegnati appunto dalle autrici più famose. Quindi con una storia. Noi di Akiba Stop chiaramente abbiamo collaborato con questa fighissima iniziativa perché siamo stati contattati. Con piacere abbiamo recuperato alcune chicche introvabili e alcuni disegni originali. Potrete visitare questa mostra ad Alessandria dal 15 di febbraio di questo mese. Quindi tra comunque vi terremo poco aggiornati. Meno di una settimana. Vi terremo aggiornati, seguite i nostri social perché vi faremo reportage completi, poi ci saranno conferenze perché durerà un bel po' questo evento. Quindi mi raccomando, se siete nei dintorni di Alessandria, assolutamente non perdetela. Boh. Magari potete anche incontrare noi che giriamo da quelle parti. Esatto, basta. Come se fossimo dei VIPs. Esatto. Cicle. Andiamo avanti. Oh, qua vedo che è il pack Cavalieri dello Zodiaco. Ma quello sì, ci arriviamo così, dopo. Sì. Gate 9, restock. Poi abbiamo Jagan numero 6. Anche questo in riassortimento. Jagan numero 7. C'è un po' di Jagan in tutti noi. Jagan numero 9. Ricordiamo che siamo al 10 adesso, quindi questi qua. Poi abbiamo Starving Anonymous 6. Questo potrebbe essere la novità della settimana. Ce l'ha ordinato qualcuno, Starving Anonymous. Teniamolo qua in standby. Please stand by. Invece Sky Violation 2 sicuramente è un restock. Sky Violation 1 pure, che è questo. Poi abbiamo Bakemonogatari Monster Tale. Questo restock, perché questo lo leggo, ho riconosciuto la copertina. Anche questo è il numero 1, restock, Bakemonogatari, ragazzi, normal edition, perché c'è anche la variant che sta diventando sempre più introvabile. E qui abbiamo Banana. È arrivato Banana, vai, questo numero sfoglia. Uno, cioè, lo sfogliamo. Non è novità, ma sfoglia. Filippo, cioè questa, ragazzi, allora ci chiedono di non sfottere troppo. Ma noi non sfottiamo, in realtà. Noi non è che li sfottiamo, ragazzi, anzi, massimo rispetto. Come vedete, ne compriamo. Ne ordiniamo sempre di più perché vanno un casino. Però, ragazzi, cioè, ci fanno sorridere. Io le leggo trame dietro e mi fa ridere. Abbiate pazienza, leggiamo assieme. Costa 6,50 euro da Shockdom, quindi probabilmente un lavoro italiano. Sì. Infatti è di Chiaretta e Bon e Ilaria Chiocca. Sì. Volume 1, andiamo a leggere. E a sfogliare poi. Filippo aveva una vita normale. Chi è di due non lo sappiamo, Filippo. Prima di incontrare Felice. Ah, Filippo è felice. Un fruttivendolo palestrante. Cioè, ragazzi. abbiate pazienza. Chiedo scusa a tutte le ascoltatrici, però. E anche gli ascoltatori. Il fruttivendolo palestrato mi mancava. Stupidamente sensibile e totalmente privo di spirito di sopravvivenza. Ma non ha scampo. E ad un passo dalla laurea in medicina. Ma chi è, scusa, il fruttivendolo palestrato che si laurea in medicina anche? Vabbè, cosa c'entra? Farà il lavoro. Viene risucchiato nel vorticoso caos che si genera spontaneamente attorno a Felice, come fosse normalità. Per Filippo sarà difficile. No, vedi, è Filippo che si sta laureando. È Felice il fruttivendolo palestrato. Okay. Sarà difficile non farsi coinvolgere dalle banane. È difficile non farsi coinvolgere dalle banane. Ma se non fosse solo una questione di potassio e fosse proprio amore, abbiate pazienza, ragazzi. Sfogliamolo assolutamente subito così. Al brucio. Tra l'altro, lettura alla occidentale. Non è una questione di banane. Ah, oh, è anche puccioso, vedete? Sì. Va bene, comunque, disegno carino. Tipico disegno da shoujo, in più boys love, quindi niente di eccessivamente potente. C'è anche un sacco di schizzi preparatori, guardate, anche così molto bello è il disegno, c'è da dire, ragazzi. Però no, è tutta una questione di banane, sai, c'era il film che era una questione di riflessi, citazione, is all on the reflexes, è una questione di riflessi, qui è una questione di banane. Vabbè, perché c'è il fruttivendolo, non pensate. Sì, no, esatto. Ok, andiamo avanti. Io so già adesso come in chat cosa staranno scrivendo. Vabbè. No, è questione di banane. Boh, poi Saga of the Tanya of Tanya the Evil, novità della settimana. Yes. Ecco, è da un po' anche questo che non usciva. 7 euro.
da Planet Manga con sovracoperta. Pensavo 7,50. No, invece... perché è ancora vecchia, cioè perché non è una nuova serie. Fosse uscito adesso numero 1, era Asadora. Asadora invece, vabbè, Urasawa. Urasawa si sa che è esoso. Eccolo qua, andiamo a sfogliarlo assieme. News of the week. Novità della settimana. Ci sono diverse novità questa settimana. Sì, sì, ce ne sono. Quindi allacciate le cinture, perché il video sarà un otto volante in discesa pieno di novità. Emozioni. Una girandola di emozioni, che è un po' che non lo usavamo questo termine. Numero 7. Lo metta, cioè, lei. Scusate, 7 euro, numero 17. Poi abbiamo... Attenzione. Il mio dannato rivale, numero 4. Anche questo è novità, eh. E... dico solo che dietro c'è scritto possiedimi finché non ne avrai abbastanza. Vogliamo parlarne? 7,50 euro questo. Questo 7,50 è salito. Planet? Sì. Planet Manga, ovviamente. Chi altro? Aspetta, vediamo un attimo. Possiedimi finché... ma se non c'è finché... la fascetta. No, non c'è la fascetta, va bene. No, perché possiedimi subito dietro così. Ma lo fanno apposta. Si baciano, si toccano, però non succede nient'altro. È tutto uno sbaciucchiamento incredibile. Non andrei troppo oltre perché magari non si sa mai. Ecco qua. Mio dannato rivale, altra serie che va molto in voga, diciamo così. Ragna Crimson, numero 5, novità della settimana, anche questo. Sempre possenti volumi, il prezzo è di 7,50, Planet con sovracoperta, e quindi mi sa che è salito questo. Esatto. Scusate, giusto così. Non si tocchi. No, no, vado a prendere il numero 1, no, è anche dal numero 1 che costa 7,50. Questo. Vedi, però mi sa sono, che rimasti, sono rimasti coerenti. Sono rimasti almeno coerenti, molto bene. Numero 5, lo andiamo a sfogliare. Proseguono le avventure del nostro sterminatore di draghi con flashback e memoria pregressa, e quindi diciamo che ha barato e ha fatto più punti esperienza del necessario. Ecco, diciamola così, la storia. Praticamente sì. E niente, molto carino, abbiamo letto i primi volumi, non vediamo l'ora di vedere come proseguirà la vicenda. C'è un altro. Vabbè, ce n'è un altro. Diciamo che non è che vada tantissimo, però abbiamo una folta schiera di sostenitori di questo manga. Fateci sapere se lo leggete e se vi sta piacendo. Qui ce n'è un altro che è crollato. No, è così, scusate. Così. No. E poi... andiamo avanti. Madonna. Novità della settimana, Musielago numero 17, ragazzi. Anche Musielago. Esce, no, com'è, esce che, veramente, com'è, che lo pronuncio? Molselago, cioè com- bisogna no. sputare con la S. Ma com'è che lo dicevano i nostri clienti? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Che miseria, vabbè. C'è Andrei che c'è una bella pronuncia, che lo salutiamo, sì? Tra l'altro. Ciao Andrei. È arrivato Molselago, non so come lo pronunci te, poi ti registreremo quando vieni a prenderlo in negozio. Euro 4,90, perché non ha la sovracoperta. Sempre Planet, eh? Cioè 4 euro in meno, costa cara sta sovracoperta. Andiamo a sfogliarlo. Anche qui, molto carino, l'abbiamo già detto molte volte, la trama è quella di una serial killer che va a caccia di serial killer, però con licenza di uccidere autorizzata dalla polizia. Opla, okay, l'ho messi qui, sì. Poi... Fairy Tail, Fairy novità! Fairy Tail numero 50, la new edition, quella bianca. 4,30 euro, siamo quasi alla fine, numero 50, cicre. Ci sono ancora 20 numeri. Esatto. Allora, eccolo qua, però l'edizione bianca come sempre noi la consigliamo perché ha le alette, e soprattutto oltre alle alette, cioè perché nelle alette c'è sempre una illustrazione inedita, esatto, in posa più o meno ed sexy. Ed è anche leggermente più... ed è un po' più resistente. Che molti di voi si lamentano che ogni tanto si scollano i fumetti, questo qua teoricamente dovrebbe essere abbastanza... adesso, crack. Diretto. A me onestamente, guarda, non è mai successo che mi si scollassero i fumetti. Non so a te, Alex. No. Cioè ogni tanto qui, vabbè, vedete allora, dove c'è la pieghetta? Con le edizioni sottilette vecchie, aprendola, vedete, si stacca questa parte qui. Ogni tanto è successo questo. Però che si scollasse proprio la copertina... ma a me con le edizioni sottilette, ma quelle vecchie, normale. Beh, quelle vecchie sì, quelle scricchiolavano solo a guardarle. È normale. Andiamo avanti. Numero 2 di Demon Slayer. Restock. Quindi tenete conto dei numeri di Demon Slayer che stanno uscendo. Lo piazziamo qui e arriviamo subito. Ok, procediamo con il restock. C'è una ristampona questa settimana del numero 4 di Slam Dunk che era andato esaurito. Quindi Stefania, c'è il tuo numero 4 e anche di qualcun altro che ce l'aveva ordinato.
ormai sappiamo anche per sì. nome di chi è la roba, cioè quasi una roba tutti la cicla, possibile. Abbiamo Sakura Clear Card numero 1, vabbè questo è un restock, e questo è un restock che abbiamo preso noi, perché che ve lo diciamo a fare, numero 1. La leggenda di Arslan numero 9, probabilmente per Roberta, sì, molto probabile. Poi anche il 10, sì, e allora sì, sicuramente sono per Roberta, così può andare avanti perché c'era un blocco, sì. E poi ragazzi, è il momento, eccoli, eccoli, volete che non ci sia IQ? Cosa è arrivato di IQ? Allora, il numero 34 e la pila Simpen numero 30, questi qui sono tutti i numeri 37, perché mancava un po' tutti il 37, non era arrivato sì, le scorse volte. Sì, ma ce ne saranno poi ancora, figurati. Ma già non è finita, perché c'è anche un altro numero 34, quindi un po' di 34 e un po' di 37. Eccoli qua. E poi, ragazzi... Matte, nello scorso video ci scrivevano che praticamente siamo noi che esauriamo tutti gli IQ diciamo che circolano in Italia. Allora, in questo video ce ne saranno di meno, sì. Ragazzi. Però, secondo me ci abbiamo dato una bella botta negli scorsi due video. Allora... dicevamo Starving Anonymous lo lasciamo qui nel limbo per adesso, perché adesso è il momento dei Cavalieri dello Zodiaco, cioè tutto il pacco è incentrato, perché? Perché la Planet, no scusate, la Star. Ha ristampato il secondo blocco di tutti la Perfect Edition dei Cavalieri, quindi da 11 abbiamo il numero 20, quindi da 11 a 22. Al 22, esatto, per la serie completa. Non li stiamo a sfogliare tutti, tanto ve li abbiamo già fatti vedere, vi diciamo solo che la carta è un pochettino più bellina, l'edizione identica a quella vecchia, 8 euro invece di 4,50 che costava, sì, 4,90. Sì. Comunque, e quindi niente, è il momento della pila dei Cavalieri. Esatto, tanto ci guardiamo le copertine mentre le tiriamo fuori. Esatto, numero 20, 15, purtroppo li ha messi un po' a caso così. Ragazzi, intanto che tiriamo fuori i Cavalieri, il 21, scriveteci nei commenti o in chat se state seguendo la premiere. Qual è il vostro cavaliere preferito? Esatto, ma dei 5 o di tutti in generale? 21. Ma in generale, dai. Ok, in generale. Quindi valgono oro, argento, bronzo, esatto. Asgard, quelli sfigati che non hanno il colore, perché c'erano anche quelli. 15. Uno dei nostri, il mio preferito era sicuramente Beetlejuice, quello della freccia, che dura 10 secondi. 21. Vabbè, intanto con la freccia. Esatto, è stato l'unico in grado di colpire. Vabbè, non spoileriamo perché magari qualcuno lo deve ancora vedere. Sì, visto che è una serie nuova. Esatto. Metti caso che è appena finita. No, meno. Cosa? Meno che lì vai a finire sul primo piano, meno. Ah. Aspetta, va. Spostiamo un po'. Scatole. Esatto. Spostiamo the scatole. Ecco qua, e andiamo avanti perché sennò non riusciamo a farci stare tutto. Numero 21, qui ci sono solo 20 e 21 e 15. 20, sempre gli stessi. Ah no, c'è il 19 con un bel Phoenix. Qui hanno tutti l'armatura d'oro perché a un certo punto della vicenda le loro armature diventano d'oro, quindi sono numeri avanti e ci sta. 20. Solo 20 ci sono. No, qui c'è i 18 perché ne abbiamo tipo 3 o 4 per di ognuno, perché sì, sono tutti prenotati. Da voi che state recuperando questa fantastica serie, assolutamente con questi fantastici disegni. Lo so, ragazzi. Disegni, vabbè, a parte che qui già più avanti, scusa, sì, non è già, non so è male. Già. Quando arriviamo all'Ade, i disegni sono, sì, sono quasi, sì, quasi decenti, ecco, diciamo. Sono sempre un po' strabici, però. Eh sì, sono un po' strabici, quello sì. E Kurumada gli piaceva disegnarli così. Questa è una delle copertine più belle, secondo me, sì, di tutta la serie. Bella. E comunque, ragazzi, non potete dire di essere lettore di manga se non avete letto i Cavalieri. Purtroppo i nodi poi tornano al pettine. Quindi assolutamente una serie da recuperare e che dovete tenere nella vostra collezione. Nella libreria. A meno che proprio non vi facciano schifo i manga di combattimento, però se vi fanno schifo quelli, praticamente l'80% della, sì, produzione, esatto, vi fa schifo. Però per carità, cioè, potrebbe essere. Qui c'è Andromeda, il numero 17. Sì, comunque, effettivamente, se lo scorso video era il video IQ, questo potrebbe essere il video Cavaliere. Anche perché, secondo me, ce n'è ancora. Perché anche io non ho visto me, mi sono 11-12, ho visto tutte le stesse copertine. Quindi probabilmente ci sarà un altro scatolo pieno di Cavalieri dello Zodiaco. Troppo pochi questi. Guardate lo sforzo. No, l'ha fatto scivolare. È andata, sì, bene. Utilizzo la tecnica di scivolamento. Voglio vedere poi quando ci saranno gli ultimi là sotto. Apriamo la prossima scatola. Quanto siamo? Ce n'è ancora 5, ragazzi. Quindi e 5 tutti così, Non siamo neanche a metà.
Non siamo neanche a metà e già vedo un sacco di novità qui. Boh. Questo qui è un box novità, box J-Pop. Andiamo subito a estrarre il pacchettone. Che in realtà... di The Quintessential Quintuplets. In realtà è uscito la scorsa settimana, ma... ma, no, beh, è uscito probabilmente il giorno a cavallo, che noi abbiamo spedito. Sì. E quindi ci arriva questa settimana. Comunque, novità per noi, Quintessential Quintuplets numero 13. Questo è il tipico pack che noi appoggiamo qui e andiamo a sfogliarci invece quelli il singolo. Tanto ce n'è un po' di singoli anche, non so, mettiamolo qui a fianco e andiamo a vederlo con una delle gemelle vestite... non si tocchi. No, devo toccare perché qua... vestite da sposa. Voi la riconoscete? È difficile, eh. Quale sarà? Effettivamente il nostro amico Gian ci diceva che hanno fatto 90. Apposta a mettere le caratteristiche di ognuna, così non capivi chi era. Esatto. Quindi andiamo a sfogliarlo brevemente, senza, perché qui siamo al penultimo numero e basta, non spoileriamo troppo perché ragazzi c'è gente che già sa, gente che sta assediando in questo momento mentre noi stiamo parlando la sede della J-Pop perché non ha vinto la sua gemella preferita. Ma basta, motoseghe, Ale. Ma non le abbiamo ordinate? No, sì, forse ci sono dei numeri uno. Ci sono. Meno male. Allora, questa roba qui era limited edition, lo ricordiamo. Ne hanno stampate poche. Talmente tanti. Ne hanno stampate poche, eh? Cioè, continuano a mandarle. Era limited Lucca edition. Ogni volta che ordini dei numeri uno di Chainsaw Man, li butto lì e ce ne arriva una gamella. Quindi ci sarà Chainsaw Man volume 1, probabilmente. E invece ce l'ha messi così perché sanno che ti piacciono. Esatto. Novità della settimana, Kemono Jihen, numero 3. Lo mettiamo qua? Sì, vai. Vai che tanto adesso lo sfogliamo. Vabbè, sfogliamolo. Eccolo qui. Numero 3. Di Kemono Jihen. Che c'è qua. Anche l'anime, lo sai. C'è anche l'anime. E quindi tra un po' esploderà. Agenzia investigativa Kemono. Non su Netflix, quindi... Ah, il prezzo è di euro 6, eh. Esatto, quindi ci vorrà un po' prima che esploda, però... Hot, numero uno di Hanako-kun. Questo è hot perché lo volete tutti e scomparirà subito. E ce ne sarà uno, immagino. Sì, ovviamente. Kemono Jihen ancora. Ce ne hanno richiesti almeno due, ma ne è arrivato uno. Vabbè, poi abbiamo Goblin Slayer, numero uno. Anche questo, un po' che non si vedeva, un rientro. Lo mettiamo qui dietro. Rikudo, numero 18. Poi, questo qui è novità della settimana. E taglio su Cast Heaven, qui ci hanno tagliato, 6,90 euro e c'è la fascetta, novità della settimana, la sfogliamo? Vai. La sfogliamo. C'è la fascetta, quindi dai premo un occhio. Esatto. Allora, si baciano. Vabbè. E faccio la telecronaca. Vabbè, ma finché... Ecco, qua è meglio non guardare perché si depilano lì dove non batte il sole. Dirlo. E facciamo che guardiamo le prime pagine, così. Dai. Che vanno a scuola e leggiamo magari l'incipit dietro. Vabbè, no, tanto questo è già avanti, Ah no, è vero, il numero 5, esatto. Sì, scusa. Si baciano, così vanno a scuola, così vedete il disegno. Però il prezzo lo possiamo dire. Sì, il prezzo lo possiamo dire. Basta, perché qui sono già nudi. Boh, basta, e poi basta. Si va. Ok, Cast Heaven, prezzo 6,90 euro, ma l'avevo anche già detto, però comunque lo ridiciamo. Nuovo numero, donne, venite. Vabbè, anche questa uomini qui, perché... altra serie che va molto. Questa però gli uomini, perché basta, non si rimetterà mai più la fascetta. Esatto. Dovete sapere che comunque Boys Love lo leggono molto anche gli uomini ultimamente. Sì. Ma Cast Heaven è più femminile. Alla fine ognuno c'ha, beccatelo qui. C'ha i suoi gusti. Poi Kemono, ci mancherebbe. Che non può mancare mai. E poi ci sono un sacco di bei pacchettini. Allora, iniziamo da questo che lo conosciamo già, è il cofanetto di Tokyo Revengers, per chi se lo fosse perso perché erano subito finiti la scorsa settimana, c'è ritornato. Quindi per adesso un paio. Accorrete, no, forse ce n'è anche qualcuno in più, mi sembra. Vediamo. Mi sembra ne avessimo ordinato qualcuno in più, comunque lo mettiamo qua davanti che più o meno ci sta. Poi un rarissimo, ma che dico rarissimo, Kajin Reijo. Però il pack con Akame ga Kill Variant, purtroppo ne è arrivato forse un paio, uno è già prenotato, forse ce n'è uno o due. Quindi Mortal Kombat per l'ultimo. Mortal Kombat perché non si trovano più ragazzi questi. Sì, infatti qua guarda, lo riconosco perché ce n'è un altro, ne abbiamo ben due.
Qui intanto, come dicevamo, altri due cofanetti di Tokyo Revengers, ora sono veramente gli ultimi questi, male, quindi sì, ne abbiamo quattro a disposizione per chi se lo fosse perso, perché questo non ce l'aveva ordinato nessuno, noi li abbiamo presi per la fumetteria e poi... Ma li abbiamo presi, comunque. E li abbiamo presi e tutti. Sword Art Online Progressive cofanetto 2, questo, restock, box 2, eccolo qui. Sì. Questo qui è per il nostro amico... Andrea. Andrea, esatto. Che aveva l'uno ma gli mancava il due. Dovrebbe essercene due perché li avevamo ordinati anche per una sua amica. Magari poi lo troviamo, eh. Poi abbiamo il numero uno di Mad Chimera World, questa opera super fuori di testa dal fratello di Kishimoto. Esatto. 4,50€. Che è Kishimoto anche lui, ma Kishimoto non è Masashi Junior, diciamolo, esatto, così. E poi, Seishi questo qua. Magus of the Library 1. Anche questo. Un po' di numeri 1. Dentro Mari 6. Tracce di sangue volume 8. Questo qui è novità della settimana. Sì, lui, 7 lui. Euro. Anche questo sempre di Shuzo, Oshimi. E allora, anche se non è rossa, un po' si vergogna. Perché vedete che ha le manine così. È classica è posa vergognosa, è un po' imbarazzata. Tracce di sangue. Una delle opere, appunto, che sta andando ancora avanti insieme a Dentromare, più lunghe di Oshimi, che sta continuando e miete successi. 7 euro. Lo mettiamo dove sa lei, mettiamolo dove ci lei sono sa. Ancora, ma sì, c'è ancora un po' di posto qua davanti. Numero 4 e numero 5 di Aposims Restock per il nostro amico Diego, che si è avvicinato a quest'opera suggerita da noi. Ragazzi, una bomba Aposims, lo consigliamo a tutti, grandi, piccini, più grandi e più piccini anche. Esatto, volume 3. Dovremmo averlo preso più o meno tutto. Abbiamo il numero 5 di Plunderer, sempre Diego, che salutiamo ancora, non so se guarderà i nostri video. Numero 2 di Killer Inside, che comunque anche questo da un anche po' questi mancava. Ragazzi, numero 6 di Plunderer, numero 2 di Aposims, attenzione, sì, ci sarà il numero 1? No, numero 2, ma ci dovrebbe essere anche il numero 1, ragazzi, però vabbè, vai avanti, tu non sarà in questo scatolo. Madonna, cos'è arrivato? Restock numero 5 di Attica. Era per Daniele che gli mancava solo il 5. Poi allora c'è tutto Vento Aureo. Questo è il 2, questo è il volume 4. Di, ce l'hanno ordinato? Sì, sì, ce l'hanno ordinato tutto. Non ricordo il nome di chi ce l'ha ordinato, però ce l'ha. Sali lì. Salgo qua? Sì, tanto sono piccole. Sono 10 volumi. Qui il numero 3 dovrebbe esserci tu. Sì, le copertine ti dirò, non mi fanno impazzire di questa edizione. Numero 1. Vabbè, ragazzi, ormai siamo abituati con, che ve lo diciamo a fare, con la Jojonium. Numero 9. Con la cartonata. Numero 10 con Jojonium, non ce n'è per Cartonates. Poi nuovo numero, no, è l'uno, scusate, no. Numero 1 di Baptism, eccolo qua, della Umez Collection. Della Umez. Questo è veramente grande. In realtà è restock, comunque. Sì, sì. Poi, novità della settimana, invece, numero 4 di Heavenly Delusion, il manga che ho sempre desiderato leggere ma ancora non ci ho avuto tempo, perché l'uno è fighissimo e appena ho un po' di tempo vorrei andare avanti. Fateci sapere se lo state seguendo e se vi sta piacendo, perché le premesse sono molto molto fighe. The Last of Us insegna. Last of Us incrociato con Promised Neverland, o Promised. Come mi piace sempre dire a me. 6,90€, eccolo qua. Perché inizia che sembra Promised e poi diventa un survival tipo coso, come dici te, come alla Last of Us. Disegno anche molto molto bellino. Qui ci sono anche esseri sovrannaturali. Già mi sono spoilerato perché ho visto delle robe che non sapevo. Ecco qua. Arrivo, aspetta che stai spostando. Ti ho messo Baptism sotto che ho visto che ti infastidiva. Hai fatto bene, hai fatto bene. Kasane 5. Questo è novità della settimana. Che anche questo insieme a Quintessential. Poi comunque le copertine sembrano tutte uguali. Sì, questo è un casino, ragazzi. Perché c'è sta roba del rossetto che chi se lo mette bacia le persone, ne assume le sembianze. E quindi ci sono sempre gente che si bacia, ma fate sempre con questa roba. Però guardate che figo. Adesso lo faccio vedere fallo in camera. Di là perché di qua non si. Beccati questo. Grazie. Guardate che figata la copertina. A parte il solito bacio così. Però qui, vediamo se riesco a farlo vedere a casa. Sì, ecco. C'è un kanji che vorrà dire sicuramente Kasane. Non lo so. Sicuro. I più attenti di voi magari ce lo sapranno dire. Andiamo a sfogliarlo. Ah, c'è pagina colore all'inizio. E poi ci si bacia, ragazzi. Vabbè, quello... Cioè, il disegno, tra l'altro, è molto scioggio.
Ma non penso che sia una però scioggia. Non penso, no, sarà un seinen questo qua sicuramente. Comunque 6,90 euro, grazie ai poteri del rossetto ereditato dalla madre, come vi abbiamo detto. I poteri del rossetto. Poi numero 2 di Tidal, di Eternal Sun. Vabbè, questo era già Manga uscito. Senpai Restock, qui sta crollando tutto. Ma mi è crollato una roba appunto che abbiamo lanciato prima. E cioè numero 1 di Aposims, grande ristampa. Finalmente anche voi tutti potete iniziare tutti i numeri 1, questo ultimo capolavoro di Tsutomu Nihei, che è uno dei miei autori preferiti, quindi lo dovete leggere anche voi. Così, perché ho deciso, no scherzo. Comunque, a parte tutto, il disegno non è facile da digerire, ma se vi piace il disegno, ragazzi, opera di fantascienza è fantastica. Tra l'altro dovrebbero ristampare a breve anche tutto Blame, che è il suo primo capolavoro indiscusso. 3 e 4 di Drifting the Dragons. Dovrebbe esserci anche l'1-2. 1-2 di Drifting the Dragons. Ok. Non è Drifting the Dragons, è Drifting the Dragons. E ritaglio, e io sai cosa ti dico? Saluto anche il nostro amico. Chi? Il Tecnofolle. Il Tecnofolle, ragazzi. È uno special incredibile di Alessandria, nonché il nostro corriere SDA di fiducia. Esatto. Al quale affidiamo tutte le vostre spedizioni quando spediamo. E tenete conto che gira sempre in pantaloncini corti, lui è un gallo. Anche adesso che sta diluviando. E lo senti arrivare da un chilometro di distanza, perché nel furgone c'è la musica tecno. Prima di vedere il furgone sai già che sta arrivando. Un grandissimo, lo salutiamo. 6,90€ per Flashbook, My Lovely Like a Cat. Novità della settimana, anche questo volume 4. Secondo me c'è il disegno particolare. Eh sì, questo sì. Ma anche le altre copertine. Questa però c'è la copertina tutta bianca. In una c'erano loro distesi che facevano tipo l'angelo di neve, sì, eccetera. Anche questo è un boys love. Carino. Però molto easy, tranquillo. Cioè, comunque. Eccolo qua. Grazie. Poi Biancaneve e i sette prigionieri 1. Questo è un restock. Suppi che abbiamo quasi finito lo spazio. Benissimo. Ario Ellis? Non lo so. Ah boh. Ario Ellis? Non lo so. Numero 12. Da Goen. Novità della settimana, seinen fantastico, 7,50€, lo dico loro che è fantastico. Esatto. No, in realtà è il genere, però c'è scritto seinen fantastico, cioè io lo compro subito, non so voi. Eccolo qui, anche la Goen finalmente sta facendo uscire un po' di roba, un po' a cazzo, perché a volte arrivano due volumi uno di fila all'altro insieme, però comunque l'importante è che arrivi. Ragazzi, Gate numero 1. Cioè, non si è ma mai visto. Ma tanti numeri 1. Poi abbiamo The Killer Inside numero 4. Non arrivano a fine quindi settimana. Quindi 2 e 4 sono arrivati, sì. Lì abbiamo più niente. Esatto. Ne avevamo uno, no, abbiamo finito tutto, quindi 2 e 4 disponibili. Killer Inside va a cannone. Poi Gate 12. Restock anche questo. Ancora Gate, il numero 11. Eccolo qua. Gate molto carino, è in pochi lo leggete, ma fate male. Perché tra l'altro c'è stato un momento di stanca, ma ho letto gli ultimi, si sta riprendendo. Questo è il volume 10. Sale la pila, sale la pila. Sale la pila, pila la sale, Jagan numero 8. E fate conto che abbiamo ancora quanti scatoloni, Matte? 20,08€. Non guardare. Ancora, Madonna. No, abbiamo detto 5, quindi meno 1, 4. Bakemonogatari numero 6, anche questo restock. Che disegno c'ha, ragazzi, Bakemonogatari, ma parliamone. Volume 1 di Akame Zero, il prequel. Un po' come... No. Un po' come Naruto. Lo devo dire. Numero 6 di Akame. Numero 6, sempre di Akame. E poi abbiamo Arte numero 1. Anche questo numero 1. Anche Arte è molto carino, piace sempre. E poi, ragazzi, un grande rientro. Primi due volumi di Battle Royale. Questo qui, ragazzi, è il capostipite dei survival game. Cioè, se voi dite, minchia, a me piace, ho visto Hunger Games, dovete sapere che Hunger Games è copiato proprio pedissequamente, anche un po' male, se posso dirlo, da Battle Royale, che è molto più ignorante, molto più violento, molto più malato. Quindi, assolutamente, anche questo c'ha un po' di anni sulle spalle, ma da recuperare assolutamente. Peccato che l'autore, che a me piace molto come disegna, che sta facendo delle altre schiattato. Opere. No, io sto seguendo tipo Black Joke, che è suo, fermo da anni. Boh. Speriamo veramente non sia schiattato, dai, non portiamogli male. No. Però ragazzi, Battle Royale è il suo masterpiece.
E abbiamo finito così con Battle Royale. Un altro scatto. Andiamo a casa? No, ce n'è ancora 4. E tra l'altro tutti così. Sì, sì, questo sarà un perché epic. Ragazzi, questo è epic unboxing, ve l'abbiamo già detto. Cioè no, aspetta, l'altra volta abbiamo fatto il mega, quindi questo qua sarà l'ultra. Ultra, è vero. Poi c'è epic, no, poi c'è il... No, c'è il... Master. C'è il Champion Edition, se vogliamo fare la tipo Street Fighter. C'è l'unboxing Champion Edition, l'ultra, il... Poi cos'è che c'è? L'Arcade Edition. No, in realtà è prima dell'ultra. No, dopo... no, l'ultra è l'ultimo, dovrebbe essere. E poi c'è l'epic, vabbè. Vabbè, l'epic. Cioè, c'è il super... C'è l'Arcade Edition, deve esserci. Che però non la capiranno se lo chiamano Arcade Edition. Champion Edition. Un po' di novità, ragazzi. C'è anche del... Qui del... c'era un pacchetto che probabilmente è stato squartato per farci spazio. Allora, parliamo di Chainsaw Man. Chainsaw Man, novità della settimana. Il numero 3. Molto figo, molto seguito. Secondo me il primo volume era un po' una fetecchia, però il secondo mi è piaciuto di brutto. Quindi sai che... arrivo al terzo. Sai che? Ho letto un articolo che praticamente Chainsaw Man, vabbè, ha venduto più di Jujutsu Kaisen, vabbè. Però comunque l'autore ha deciso che lo conclude, ma sarà breve. Ah, boh, meno male. Sarà allora tipo 10 volumi, cioè allora quasi breve. Quasi lo continuo, perché come ti ho detto il primo non mi aveva ispirato, il secondo mi è piaciuto molto. Che è un po' la roba, un po' la Plunderer, no? Mi ha fatto l'effetto. Quindi leggerò golosamente questo terzo volume. Te lo passo perché ce n'è un cattivo. È che dove li mettiamo? Metto qua su Deadpool. Mettili, individuo una posizione perché ce n'è un po' da darti. Perché giustamente... Vabbè, è una delle serie che sta andando. Non so se ce ne saranno ancora, vedo dei pack. Intanto noi sfogliamolo. 4,90€, scusate se mi tocco, qui è sempre il filo, non pensate male. Planet Manga. Eccolo qui, andiamo a vederlo. Questa volta c'è la collega, una delle colleghe del nostro uomo motosega, che qui si trasforma, vedete che praticamente è una roba abbastanza strana, perché è shonen di combattimento, però ha un po', diciamo, la velleità di essere uno splatter. E quindi è difficile, cioè si barca in un limbo, in un campo da gioco che non è molto semplice. Comunque... abbastanza carino, ecco, per adesso. 4,90€, l'abbiamo detto, e novità della settimana. Vedo ancora dei cavalierozzi. Qui vedo anche dei One Punch, però. Non vi ho detto niente. Allora, tutto incastrato, madonna. Vai. Facciamo cavalieri. Sì, che tanto... Il problema dei cavalieri è che... sono finiti sotto. E quindi adesso... No, non lo facci, sì. No, ma qua cadono, non c'è abbastanza piede. Facciamo così, mettiamo questi di qua... e i cavalieri saliamo di qua. Numero 22. I cavalieri. Brutta sta sigla, ragazzi. I cavalieri. Numero 19. È veramente la dello più tremenda. Zodiaco. Io non capisco perché si ostinano a mettere quella. 11. Cioè la più bella è quella degli Odeon Boys. 14. Peccato che non te la posso mettere di sottofondo perché altrimenti YouTube ci blocca. Ci 14. Quindi ci abbiamo, strike YouTube. Abbiamo i numeri più bassi. 13 con Shiryu the Dragon. Ancora 13. Poi abbiamo 22. E poi abbiamo 22. 22 e sono a coppie. In realtà ce n'è realtà 4, 4, c'è il 4 per di tutto. 22. Dovrebbe esserci il 4 per di tutto. E qui Kingdom Attenzione. Hearts. Attenzione. A surprise, sempre a restock la vecchia serie di Kingdom Hearts per il nostro amico Emanuele. Scusate. Detto Emanuele. Allora, eccolo qui, lo mettiamo. Boh, c'è ancora di cavalieri. Sì, la sì, bomba. Sì. E quindi andiamo qua dietro. C'è il 7. Quello là era l'8 che abbiamo visto prima. E un 6. 6, 7, 8. Ok. Qui c'è un bombardone. Bam, e novità. No. Il 6. No, questo non è novità, è un restock. Perché? È per il nostro amico Daniele. Però. Perché? Perché c'è anche la novità? Sì. Ah, lei sa? Sì. No, questo è il restock. Comunque, Sailor Moon Eternal, il numero 6, tra l'altro, che ha battuto, è entrato nel Guinness dei primati per il volume più pesante in assoluto. Perché, ragazzi, non potete tastarlo da casa, ma è una roba imbarazzante questo qua. Perché forse è il più spesso di tutti. Cioè, per c'è un peso che non potete immaginare. Immagina l'ultimo. L'ultimo si sa che di solito fanno la versione grossa. Numero 11 di Saint Seiya. Andiamo avanti con i cavalieri. Abbiamo intervallato con un Sailor. Numero 13,
torna Sirio, infatti ne avevamo visti solo due. E la pila si impenna, ragazzi. Di brutto anche. Numero 11. Basta vedere che l'unico Pegasus che mi manca non c'è. Quale ti manca? Il 21. Numero 11. Sta a vedere. No, teoricamente ci sono tutti. Invece. Poi ancora Kingdom Hearts, numero 2. Sono arrivati tutti Kingdom Hearts. Abbiamo detto chissà quando mai arriveranno. Invece, numero 3. Basta ordinare, arriva tutto. Numero 5. Volevi mica spendere poco, te. E numero 1. Cioè, ci sono proprio tutti, ragazzi. Poi Made in Abyss 8. Questo qui è anche questo restock perché è già uscito il 9. One Piece, la storia di Ace, che era lì davanti da qualche parte, sì, ma non mi arrischio a cercarlo, quindi lo mettiamo qua. E Madonna, che bombardamento. Ah no, scusa. Numero 12, ti manca? No, no, questo ce l'hai, giustamente. Tutti. E qui c'è il blocco dei numeri 12. Mi avevano fregato solo col 21. Poi c'è un bel librone, stiene, sì, però adesso ci stiamo dentro, ragazzi. C'è un bel librone, cioè i fiori del male. Eccolo qui, un bombardone. J-pop, 19 euro, volume unico. Eccolo qui, questo è uscito un po' di tempo fa, però non l'abbiamo mai visto. C'è stato ordinato dal nostro amico Daniel. Non so se è sfogliabile anche questo, perché deve essere di bondage tipo estremo. No, no, niente di che. Cioè, niente. C'è qualche... Ma sì, cioè, anche perché il disegno è abbastanza old style, quindi non ci sono robe troppo imbarazzanti. Ecco qua, c'è gente che viene, vedi, non si vede niente, è anche abbastanza censurato. Sì, comunque, sì, sì. All'epoca dei samurai, le zozzerie. Vabbè, non solo dei samurai, in realtà sono... Eccolo qui. Allora, poi... No, non me lo di perché quello è restock. Sono tutti cavoli tuoi. No, restock no. Sì, sì. Lo metto qua su Slam Dunk io. E ma vi no, sbeffeggio a tutti. Eh no, qua fa crollare mi tutto. Copri c'è un faccione di amici. C'è un peso assurdo, ragazzi. Allora, porca miseria, cosa ho visto. Un bel pack di Boruto, novità della settimana. Ce Boruto! Ne sarà... Boruto! Che è? Boruto. Il sequel. Sì. No, non ci sono sfusi qua, dobbiamo, ci tocca aprire. Bisogna aprire? Mi sa che c'è, cioè poi magari ce n'è, ma no, ne abbiamo presi solo 10. Vabbè, apriamo, dai. Apriamo Boruto. Solo 10. Lo apro qui in diretta. Solo 10. Ormai sì, Boruto, solo 10. Comunque lo fanno, Boruto. Sì. Cioè, molti imprecano, cioè, c'è gente anche come Alex, che me l'ha confidato, che mentre lo legge piange. Sì, perché sì, è commosso dalla beltà di questa opera. Fateci sapere se fa lo stesso effetto anche a voi, oppure vi fa altri effetti, non lo so, tipo quello di andare in bagno subito. Perché boh, alcuni lo apprezzano, altri un po' meno. Allora, dove lo mettiamo? Però bella domanda. Mi di. Lo mettiamo lì sopra. Esatto, sempre. Bravo. Ok. Ti do anche questi che ne sfogliamo uno. Vai. Eccolo qua, Boruto, guardate che bella questa copertina. Tutti vestiti di verde. Imbarazzante. Probabilmente c'è la giornata del verde. Imbarazzante. Guardate che belle queste ciabatte. Cioè, ragazzi, ma vabbè, io non dico niente. Che senso c'hanno? Cioè, io capisco le robe da ninja così, che già coi piedi fuori non c'è senso. Ma la ciabatta questa qua, vabbè. Niente, si sono sbizzarriti gli stilisti di Naruto. Eccolo qua. Tipo... Ma te l'ho detto, io potevo capire quando disegnava Kishimoto che l'aveva proprio scritto. Che ci piacciono i piedi a Kishimoto. Sì, gli piaceva disegnare le dita dei piedi e quindi aveva fatto sta roba qui. Perché ragazzi, converrete con me che non c'ha senso come calzatura. Ma adesso, Boruto, non lo disegna più Kishimoto. Vabbè, però c'hanno tutti i piedi di fuori. Ma la ciabatta, ragazzi, va bene. Ma sì, ma sono andate avanti con le epoche, con le ere. Dopo tutti questi anni delle scarpe riuscivano a comprarsi. Ma sì, adesso c'hanno i videogiochi, c'hanno i cellulari, cioè... Allora, it's the moment. La miseria. Allora, è il momento One Punch, ragazzi. Ma allora, normal o... Allora, ci sono le normal tutte impacchettate così. E invece le variant in tutte libertà. Sfuse. Quindi io ti inizierei a passare delle sì, sfuse. Dove me le metto? Non lo so, però. Lo so che è difficile. Qua c'è anche un Chainsaw Man. Grazie. Che ti facilita la vita. Sfogliamo, dunque, facciamo così. Tengo una variant, così la facciamo vedere. Ok. E il pacchettone invece delle normal, satanico, mettilo lì sopra quintessenza, il quintuplets. Tanto esatto. È normal, vi facciamo vedere, beh in realtà la copertina vedete è questa della normal, adesso la facciamo vedere. La normal ha questa copertina davanti e dietro, invece questa che è la variant con sovracoperta, tra l'altro
Mi sembra cambiato il materiale, non saprei dire se meglio o peggio. La variant con sovracoperta, voi potete farci questo lavoro qui che ci piace sempre un sacco farlo vedere. Ci mettiamo 45 minuti. Esattamente, è corto il video di oggi. Vai tranquillo, esatto. Non c'è fretta. E si fa questa fantastica, eccezionale combo, che purtroppo non ci sta, no. Ve lo faccio vedere in orizzontale. Vedete che combacia la copertina in questa fantastica combinazione. Anche dietro, eh? Anche dietro, certo. No, dietro non lo so, sì, sì anche sì. Dietro, in realtà non molto. No, perché poi forma, sai... Poi forma un quadretto, ci sono... Con tutte le strappine di solito. Ci sono come sempre le ragazze, esatto. C'è Tatsumaki qui che mangia il gelato. No. E dopo questi 45 minuti per togliere... qua. C'è anche la strapponciona questa, che però non c'entra niente. Boh, non lo so questo giro come funziona la variant. Vedremo le prossime e comporremo il quadro. Andiamo a sfogliarlo. One Punch sempre attesissimo. Disegni di Murata, ragazzi, una figata assurda. E finalmente si entra nel vivo dell'azione. Cioè con gli eroi che vogliono andare a spaccare la faccia. Guardate qui Saitama scazzato che distrugge un nemico. Basta, poi non svegliamo troppo. Eccolo qua. Glielo dio. E... E finito. Finito il pack? Finito il pack, questo è stato veloce, dai. Aspetta che crolla tutto qua. Vai che siamo alla fine, solo 3 pacchi. Tutti così, esatto. Avete capito lo sforzo dalla faccia a palloncino di Matteo che ragazzi, voi qua, pesa. Noi qua stiamo a scherzare, però qui non abbiamo badato a spese, ragazzi. Quindi comprate da Kiba Stop, vi preghiamo, comprate, acquistate se vi piace qualcosa. Se volete che continuiamo a fare questi video. Altrimenti probabilmente non li vedrete mai più. Allora, andiamo avanti. Qui è un po' restock box, Mi sembra un restock box. Iniziamo comunque con il volume 5 di Vento Aureo. Che mancava. Mancava. C'è un Phantom Blood 2, così, che questo lo metto dietro. Dovrebbe esserci un 2-3. Un 2-3? Sì. Allora, intanto c'è altri Vento Aureo, perché c'era tutta la serie. E con questi dovremmo averli finiti. Oh, e voilà, ok. E Phantom Blood, effettivamente c'è il 3, abbiamo visto il 2 e c'è anche l'1. No, questo è Stardust Crusader invece, fregati. C'è il 2 di Phantom Blood, 3 di Phantom Blood, 2 di Stardust Crusaders e per ora e basta. E poi vedremo. Vedremo nei prossimi scatoloni. Poi, Blue Exorcist numero 4, restock, adesso vado di qua. Sì, qui hanno ristampato. Blue Exorcist numero 3, okay. Ha ristampato Blue Exorcist. Questi qua me li ricordo, all'epoca quando anch'io lo leggevo in gioventù. Poi abbiamo Twin Star Exorcist 1. Vampire Knight Memories 2. Anche questo ci è stato ordinato dal nostro amico Franco. Ciao Franco! E lo salutiamo, che se lui non guarda, però la figlia ci guarda. E però l'altra volta hai visto che ce l'ha detto. E Franco sapeva di essere stato salutato. Non sappiamo come si chiama la figlia. Dobbiamo segnarci la figlia. Se ci segui, figlia di Franco, scrivi il tuo nome così ti salutiamo nel prossimo video. Dr. Stone numero 1. Perché noi abbiamo la prenotazione Franco e ci rimane in testa Franco. Poi un po' di Eden Zero. Ma... Variant Edition. Ragazzi, limited, c'è scritto, guardate. Limited. Avvicina. 5 cartoline con booklet. Qua, scusa. Limited Edition. Limited Edition. Ok. Limited Edition e anche non Limited Edition. Abbiamo anche se... È liscio questo. Esatto. Boh, abbiamo già raggiunto la pila. Poi... Ancora, no, numero uno, c'erano eccoli, le motoseghe. Eccoli. C'erano le motoseghe, quindi numero uno di Chainsaw Man Again. E il 2, ragazzi, il 2 Per adesso. Non si trova manco a pregare. Tac. Restock, lo mettiamo qui. Ci saranno ancora cavalieri? Boh. Sì, sì, te l'ho detto. Allora, 21. Qui la fila però è stabile. Mi compiaccio. Sta a vedere. Perché sto giro abbiamo messo i cavalieri sotto, che sono più grondi. Sta a vedere. Numero uno di Black Clover. Numero 2 di Black Clover. Numero 1 di Black Clover. Numero 1 di Black Clover. Finiti i numeri 1 di Black Clover, forse. Però ragazzi, c'è IQ. Numero 8 di IQ, eccolo qua. L'asso del volley. Numero 34 di IQ, che l'abbiamo già visto prima. Ma c'è una Brenta. Ragazzi, abbiamo un volume 2 variant di Spyper Family, questo qui rosa di sto colore nauseante, che però Spyper Family, se volete la variant,
Questa è, penso che siano le ultime, perché ce n'è due e non arriveranno mai più, mai più, mai più. No, non lo so. Numero 8 di IQ ancora, perché IQ c'è la tripletta. Madonna, Seven Deadly Sins. Il numero 1, l'hanno ristampato, uno. Ragazzi. Evviva, maiali per tutti. Madonna, perché era da un botto che non si vedeva. Ma solo due. Boh, non lo so. Madonna, li abbiamo già venduti nello stesso momento tanto in cui li facciamo vedere. Tanto c'è il 36 di IQ, questo qua che si accoltellavano, che già all'epoca aveva destato molto scalpore. Pazzi. Tra le massaie. Pazzi, mandarcene solo due. Forse qua ce n'è ancora, che li ha messi di costa in giù. Infatti, ce n'è ancora uno. Male, va. Poi c'è un Vigilante My Hero Illegals 8. No, è 3. È 3? Sì. Ok, scusate. E Wolf Girl and Black Prince, ragazzi, numero 3, l'unico volume attualmente esistente sulla faccia della... Cioè, è l'unico che si può recuperare. Purtroppo di sta serie c'è solo questo. Questo c'è. Cosa c'è lì? Angie. No, no, Batman 16. Questo sicuramente è un restock perché è prima del 17. Quindi buttiamolo lì. No, buttiamolo lì. Boh, buttalo via, cioè, non so. Lo butto via. Appoggialo da, non so, io no, non c'ho voglio più coprire qui. Coso Slam Dunk, ma Slam Dunk tanto si vede di costa, dai. Ci abbiamo, cioè, abbiamo aspettato IQ mesi. Numero 36. Poi abbiamo Dragon Ball Full Color, la saga di Freezer. Dovrebbe 5. Esserci tutta. Tutto? Tutta la saga. Maron, no, qui non c'è per adesso, perché c'è solo dei gran IQ. Vale, via 36. Ragazzi, è il momento IQ del Wall IQ, ritorna Spy per Family 2 Normal Edition, che oggi tra l'altro viene a trovarci la nostra amica Federica Di Meo, disegnatrice per gli albi. Siamo all'ultima disegnatrice degli albi, ragazzi, quindi tra un po' partiamo con le spedizioni. Non ci siamo dimenticati di voi. E lei appunto ha detto di tenergli uno Spy per Family 2 perché è ghiotta di Spy per Family. La salutiamo. Numero 8 di Mairo. Noi continuiamo a dirlo. Purtroppo ci abbiamo messo tanto perché quel pacco ha girato tutta Italia. L'Italia più volte. Numero 2 della saga di Freezer intanto. Spy per Family 1. Quindi c'è sia l'1 che il 2. Poi c'è Cardcaptor Sakura Clear Card 5. Spylandia 5, Spy per Family, tripletta di uni. E ragazzi, cominciamo a salutare Matteo. Sì, qua mi sa che sto giro veramente ancora due scatoloni, cioè sto giro scompare. Salutatelo. Vedete le manine poi. La leggenda di Arslan 11 e Ghost In numero 1. Madonna. Beastars 5. Beastars, gli uno, boh, sono andati, no, ce l'abbiamo ancora uno. Ce l'abbiamo ancora uno, ragazzi. No, due. Numeri uno. Numero due, però, che è andato intanto quello. Numero tre, che è andato. Mi sa che li abbiamo ripresi fino al 6, perché... Uno Spy per Family 2 Variant. Un 19 di The Blue Exorcist. Boh, dietro sta superando il davanti. E poi abbiamo il 2 di Blue Exorcist. Ciao Matt, è stato ancora bello. Ancora un 3 di Blue Exorcist. È stato bello. Aspetta, va, facciamo. No, va. Così. Poi Spy per Family 1. Spy per Family 1 ancora. Li abbiamo presi? Quanti li abbiamo presi? Li finiamo in un giorno, tutte le settimane. Non basteranno perché ce n'è 5-6. Sì. Purtroppo, ragazzi, Demon Slayer 1. Questi che ve lo diciamo a fare? Sono già venduti tutti. Se non spariscono di nuovo. No, ma sono già andati. Spy per Family 2 Variant. Ce l'hanno già preordinato, Tutti? Quasi. My Hero Illegals Vigilante 4 e 5. Il 5 c'ha anche le cartoline, ragazzi. Non lo sapevo. C'aveva le cartoline. Evidentemente. È vero, sì. Poi Yona 16 e 17. Adesso metto il pupazzo, devo prendere la marionetta. Poi Yona 18, e ve l'abbiamo detto che era unboxing record, ragazzi, non ci credete. Yona 19. Aspetta che faccio un attimo, perché... Perché? Poi no, la gente... Giusto per far capire. Poi la gente da casa roba... non ci crede. No, adesso sai cosa facciamo? Togliamo lo scatolo, li apro da sotto e tiro doppia, sopra. Doppia, ragazzi. Doppia di qua.
E doppio Detective di Conan contro gli uomini nero. Uno. Uno. Dragon Ball, saga di Freezer, sempre numero 4. Yona 21 e Yona 20. Poi Detective Conan, un altro speciale versus Kaito Kid. Sono arrivati tutti gli speciali, attenzione. È il 2 questo e l'1 sempre contro Kaito Kid. Dr. Stone 2. Dr. Stone 1 Variant, attenzione. Attenzione. E non sono finite le variant qui perché abbiamo due no. Boruti variant. No. The sequel variant numero sbrilluccicoso numero 5. Chissà perché poi il 5 variant. Ma me lo chiedo non lo adesso. So, non lo so. Black Clover 7, restock. Ciao Matte. Ciao ciao, ci vediamo. Black Clover 8, restock. C'è la pila che parla. Black Clover 18, restock. Qui c'è tutto Black Clover, ragazzi. Attenzione. Ma questo è nuovo. Che cos'è? No, cicre. Il numero 1, penso anche Variant. Sì, è Variant. Di Dolly Kill Kill. È Variant, è Variant. Ragazzi, cioè... Solo da Kiba Shop le solo Variant. Solo da Kiba Stop. Poi Dragon Fruit con la saga di Freezer 1. Effettivamente c'è tutto. Ariadne in the Blue Sky with Diamonds. No, è solo in the Blue Sky. Numero 1. Molto figo questo, ragazzi. Leggetelo. Ve lo consigliamo. Tiene, minchia. C'è un nostro cliente che ieri ci ha ricondiviso il pacco arrivato dei fumetti. Esatto, fatelo anche voi. Non mi ricordo come si chiama. Neanch'io. Porca miseria. Eravamo in radio ieri durante la trasmissione e gliel'abbiamo prontamente condiviso. Comunque, grazie per aver scelto Kiba Stop. Era anche fatelo lui anche soddisfatto voi. Del packaging. Fatelo anche voi. Quando ricevete i nostri pacchi, mandate una bella storia su Instagram, così ve la condividiamo e vi salutiamo anche lì. Numero 1 dei dipinti maledetti. I dipinti maledetti. Dipinti maledetti. Ma numero che punto uno, siamo dello scatolo? Dr. Stone, quasi finito. C'è ancora Dragon Ball Full Color, sempre Freezer. Almeno stiamo al fresco. Esatto. Poi My Hero Illegals Vigilante 1. Uno? Uno. Margherita è arrivato. E 9. Ciao Margherita. Ancora uno, ne abbiamo presi un po' per sicurezza. Poi sempre My Hero Illegals Vigilante 2. E terminiamo con due numeri 3 di Mao. Novità della settimana. Guardate la pila che supera Matteo. Li hanno sparati dentro così. Guardate. Mi devo affiancare, ecco qua. Mao, dove l'abbiamo messo? Bella domanda, l'hai trovato? Voilà. Allora, boh, prossimo scatolo. Diamo? Io direi che li mettiamo qua, non c'è altra via. Come non c'è altra via? Vai su, vai su. Ma no, su. Ma no, vai su qua, vai su davanti qua. Ah, qua? Sì. Allora aspetta, togliamo... Però mi devo mettere laterale, perché... Per metterli davanti lì. Se vuoi me li passi e te li metto io. Facciamo così allora. E qui si può andare. Soltanto Starving è vecchio. Ok. E qui si sale proprio come se non ci fosse. Vabbè, allora io piglio il pacco, eh. Tu piglia il pacco. Hopla! Ovviamente il più pesante è l'ultimo, come sempre, comunque. Perché è stato balordo trasportarlo. Aspetta che qui c'è il filo, mi devo toccare. Ok. Io faccio sta inquadratura. Penultimo pacco, ragazzi. Penultimo pacco. Qui si è fatta anche una certa. No, perché... Non è mica lungo. E conta che poi dobbiamo togliere tutto perché viene la Federica. Che problema c'è? Insomma. Allora, ci saranno altre novità. C'è anche dei cartonati. Sì, c'è qua, di tutto. Cioè. Allora, Ale... numero 20 di Otaku Teacher. Che fa? Mi fa gli scherzi? No, devo andare di qua. È novità della settimana. Questa sì. Eccolo qua, con delle belle chiappe in primo piano si va a sub, cioè praticamente è la puntata della spiaggia, che come sapete in ogni buon manga che si rispetti c'è la puntata della spiaggia. E quindi sono tutti in costume da bagno, in realtà non sembra, sfogliando, però è così. Il prezzo è di Euro 6. Olè, MD, l'ho spostato di qua. Ok. Novità della settimana, Ale. Agente 008 numero 5 dall'autore di Kenichi.
che e ce ne sono ancora novità, ragazzi, non temete. Eccolo qua, il prezzo è di €4,90. Acquistatelo anche voi, perché c'è il gufo. Sicuramente guarderete questo della copertina. Io stavo proprio guardando il gufo. Come hai fatto a scoprirlo? Eccolo qui. E tagliamo, perché stiamo sforando, ma ritorniamo subito e andiamo avanti. Allora, agente 008 ancora, tenga. Qui vedo degli otaku teacher Silver Spoon numero 15. Questo dell'Arakawa non... ultimo numero. Sarà nuovo, sarà vecchio, sarà Ferguson? Secondo me è nuovo. No. 11 febbraio 21, cioè ragazzi, dopo millenni, perché questo non usciva da migliaia di anni, finisce questa opera della Hiromu Murakawa, che è la stessa disegnatrice di Full Metal Alchemist e di La Leggenda di Aslan, ovviamente. Finalmente finisce anche Silver Spoon, ultimo numero, evento, €4,90. Grazie. Prego. Allora, abbiamo un bel pack adesso. Adesso lo apro qui in diretta, perché non so dove altro appoggiare. Vai, apri in diretta. Lo apriamo qui. Cosa sarà? Cosa conterrà? Cartonati a go-go. Cartonati o brossurati? Ma magari entrambe le cose. Ci sarà quello dei Sith che aspettavamo da una vita? Può essere. Visto che è arrivato di tutto, guarda, non mi stupirei in realtà. Di tutto e di più. Apriamo. E troviamo all'interno della confezione questi fantastici cartonati. Allora, andiamo, togliamo questo, così vi vediamo la nostra Din Drain. Avete riconosciuto la ragazza che fa il cosplay che c'è su questo tappetino nei nostri video? Molto bene, salutiamo Monica. Allora, la tomba di Batman, DC, eccolo qui, cartonato. DC, eccolo qui. Esatto, volume 2, e 19 euro. Lo sfogliamo. Non ti vedo convinto. No, perché c'era scritto volume 2 in realtà. Voilà. Vabbè, full color come tutti i cartonati. Esatto, esatto. Molto molto fico anche questo tomba di Batman. E via. E via. Via. Dammi, dammi. Poi qui vedo già il simbolo del punitore. Di cosa si tratterà? Di senza anima. Ma scusa, tra fregato. È uguale. Ma no, non è uguale. Vabbè, più o meno. Allora, senza anima, Enoch Vietti Buscaglia, di appunto Sergio Bonelli editore, buio. Sentite come scrocchiola. Gnu gnu. Bello, eh? Sì, sì, senza anima è figo di brutto. Ricordiamo sempre da Drago Nero. Il prezzo è di €16. Abbiamo detto il prezzo di Batman. Assolutamente no. 19 euro. Vediamo se... Eccolo qua. Lo usi come se fosse un codice a barre, cioè uno scanner di codice. Poi è arrivato Lux Astra per il nostro amico Lapo, che ce l'aveva ordinato. Eccolo qui. Anche qui, ragazzi, purtroppo... Lo spazio è tiranno. Lo spazio ormai è diventato tirannissimo, non tiranno di più. Eccolo qua. Tutto bello a colori, è un fantasy tutto italiano. Ci sono anche le tavole preparatorie, alla fine è molto molto carino. Prezzo €15. E terminiamo in bellezza con un bel cartonato di Asterix e il Menhir d'Oro. Eccolo qua. Da Panini Comics, sempre cartonato. E lo sfogliamo assieme. Non ci sono molte pagine, è praticamente tipo più tipo romanzo, cioè tipo un romanzo a storia con le illustrazioni. Comunque molto molto carino anche questo. Eccolo qua, con il Menhir. Guardate la felicità di Matteo, il prezzo di €12. Guardate la felicità, mettiamo sopra di Matteo anche questo. Okay. Che sa che deve ancora tirare fuori due scatoloni di roba. Sono felicissimo, cioè sono un po' meno felice per il dopo, quello che ci aspetta dopo la tirata fuori dagli scatoloni. Perché purtroppo è tutt'altro che finita qui. Voi finite di vedere il video, ma noi ci aspetta una giornata infernale quando arriva sta roba. Due volumi 5 di Agente 008.
E ricordiamo il gufo, tanta roba. Esatto. 50 di Seven Deadly Sins. Sì, scusate, no, di Fairy Tail. Fairy Tail. Mi sono confuso. Sempre fantasy, eh. Poi Fairy Tail ancora 50. Ancora un 20 di Otaku Teacher. Qui ci saranno altre novità. Promised. Promised Neverland volume 3. No, questo lo tengo io. Sì, ma dove lo metti? Mettilo qua davanti. Ah, vabbè, uguale. Questo ci stava per un volume. Hanako-kun, volume 4. Novità! Of the settimans. Novità della settimana. On the March of Pisces. Allora, eccolo qua. Hanako-kun, altra opera che sta andando un casino. Soprattutto i numeri 1, anche qui, sempre sold out. Poi la gente andasse avanti, ci farebbe anche piacere. Ma pensate, siamo arrivati al volume 4. 5,90€. C'è anche un po' di tossina. No, sì. Non dica. Poi Domestic Girlfriend numero 20. Novità della settimana. Meno male che ci sono due novità. Meno male che ci sono due novità. Numero 20, eccolo qui. 5,50€. Questo lo sfogliamo sempre con piacere. E questo perché però... di solito qualche scena carina. Cioè, invece no, questa volta sono tutti all'ospedale e tristi. Però... due tette non si negano mai a nessuno. 5,50€, eccolo qua. Grazie. Intanto salutiamo Letizia che ha appena pubblicato un nuovo video. Boh, cioè, ciao Letizia, fuori così. Bravo. Poi numero 50 di Seven Deadly Sins. Esatto. Hanako, adesso qui no, ci sono. No, stai scherzando? No. Io non so dove mettere. C'è Hanako a nastro adesso. Non so dove mettere. Vabbè, vieni, intanto vieni. Tu pensaci che io li tiro fuori. Tu pensi, esatto. Io ci penso. The Fruits. Qui sono cavoli, ragazzi. Sono cavoli amari. Basta il tavolo. Toh, inizia a beccarti questi. No, può essere che ce ne bisogna fare il tavolino aggiuntivo qua, guardate. Poi Seven Deadly Sins. No, scusate, Promised Neverland ormai è Promised numero 1, ritorna. Te, eh? Sì, no, li metto qua davanti. Numero 1, numero 19 che è l'ultimo. E numero E numero 19 ancora che è l'ultimo. Va bene. Li mettiamo... dov'è? Non erano qua? Sì, sì, uguale, o di qua o di là. Mettiamoli qua, facciamo una terza pila. Poi Hanako, numero 1. E poi c'è Sword Art Online Calibur. Calibur, eccolo qui, numero normale. No, è unico. 6,90€, sempre per il nostro amico Andrea. Li mettiamo qua davanti tutti quanti. Poi. Dai che siamo alla fine, dai Matte, tieni duro. Ce la faremo. Kaguya-sama, Love is War 5, novità della settimana. E ce n'è un altro. Mi sa che ce ne saranno un'altra gamella, non so dove, ma li scopriremo. Quindi, tiè. No. Eccoli qua dove sono tutti. No, aspetta no, che... sono a tappo, eh. Eh beh, appoggiali, andiamo sopra, ragazzi. Non riuscirete a vedere lo showcase di tutto. Adesso te ne do un po', perché... mi sembrava che ce ne fossero solo due di Kaguya-sama. Dai, uno lo tengo io. Tenga. Ti piaceva di più quello? Mi piaceva. L'ho visto questo. Che l'hai scelto proprio... esatto. Ecco qua, in amore, praticamente chi si dichiara perde. E quindi tutti questi malintesi in questa opera commedia love story, che appunto l'anime ha fatto un grandissimo successo e anche il fumetto tira di brutto, ragazzi. 5,90€. Tiè. Beccatelo. Aspetta che qui sono incastrato, non so cosa succede. Ok. Poi è il momento gamella di... per una novità della settimana. Oh! Girl from the Other Side numero 10, che non usciva da un sacco di tempo. Fanno bene a far uscire tutto assieme. Perché loro maledetti stampano una volta sola. E noi? Eccolo qui. Intanto andiamo a vedercelo. Sì, ma qui boh, io lo metto qua. Anche Girl from Other Side, ragazzi, non usciva da una vita e mezza. Quindi siamo molto contenti. 6,50€ il prezzo. Ci dicevano un complimento e un ringraziamento anche al tavolo dello scorso. Eh sì, è il tavolo. Perché effettivamente, cioè io non so quanti chili di roba c'è qua, però... allora, questa volta è veramente novità, ragazzi. Starving Anonymous numero 7. Perché sta copertina qui non si è mai vista. Dedicato a un pubblico adulto, ovviamente. Lo metto, sì, mettiamolo qua. Andiamo qua. Sto andando su anche con le novità perché non ce la facciamo.
perché ci sono i nostri amici che evadono da questa specie di campo di prigionia dove gli alienazzi si mangiano la gente a colazione e cercano di sopravvivere. Un super survival piuttosto splatter e violento. 5,90€. Io ti voglio vedere per fare la foto oggi. Che foto? La foto repilogo. Non ci sta la roba, purtroppo. Allora, Murcielago. Grazie. Questo l'abbiamo già visto. Anche questo, tracce di sangue, l'abbiamo già visto. È sotto tutto. Tu mettilo sopra. Poi, porca miseria. Non c'è spazio neanche, no. Devi aspetta. Sempre prima di là. Prima facevo di qua, poi di là, cioè purtroppo. Ragazzi. Aspetta. Bilancia un po'. Bilanciamo. Ah, meno male che c'è un'altra novità, va. C'è Echoes numero 5. Anche questo molto molto atteso e da un bel po' che non usciva. Eccolo. La storia di questi due fratelli gemelli che appunto si ritrovano, anche se si pensava che uno dei due fosse morto, ma hanno questo legame molto forte per cui riescono ognuno a sentire quello che prova l'altro, giustamente, ma in maniera molto particolare, diventa quasi un superpotere. Ricordiamo che l'autore è lo stesso di Erased. Erased più l'isola dei bambini dimenticati, esatto. Più un sacco di altre robe. Oh, Ghost Inn, locanda di Yuna. Numero. Tra l'altro qui, vabbè, c'è un One Punch 22 che, vabbè. Se va. Se va? Lo metto qui. Diciamo numero 20, novità della settimana, perché ce n'è una brenta. Anche questo novità. Dove va? È lì. Sto mettendo tutte le novità qua, ormai sto impilando perché non ci sono più. E allora impiliamo, continuiamo a impilarle lì perché ce n'è ancora. Esatto, mettile lì perché non... Ma uno lo teniamo da sfogliare. Eccolo qua. E subito delle tette, giustamente. Vabbè, Ghost Inn. Ghost Inn è un fumetto di concetto. Cani e tette ci sono in questo volume. Come che lo chiamavi sempre? 4,90. La taverna di Yuna. Yuna. Sì, locanda, taverna. Novità della settimana! Ah! Darwin's Game numero 21. E voilà! Le 3BN, 3 chic pure. Sì, ragazzi, venite a comprare da noi perché qui è la volta buona, eh. Se avete a cuore i nostri video, ragazzi, comprate, scriveteci. Numero 21. Eccolo qua. Anche questo non usciva, cioè è uscito tutto sta settimana. Sì, tutta sì, la tutto, roba, tutto. Più che altro roba che non usciva da un sacco di tempo anche. 5,50, cioè anche roba nuova attesa tipo One Punch, però c'è anche roba che non usciva da mesi, tieni un gufo. Poi qui c'è Mao, Ariadne in the Blue Sky numero 5, novità della settimana. Eccolo, scatta la ola. Venghino signori, venghino. No, beccati questi che lo mettiamo sempre qua. Metti davanti, qua. Vai. Novità. Stiamo già raggiungendo la pila delle novità. Eccolo qua, c'è un demoniaccio di sfondo, andiamo a sfogliarlo. A me sta piacendo molto, guardate i personaggi che si sono aggiunti all'allegra combriccola. E boh, siamo morti. No, non siamo morti, ragazzi. Tac. Diciamo che la stanchezza inizia a farsi sentire, ragazzi. Perché? Che problema c'è? Ma che bello. Ma quanto saremo? 5,50€. Ma quanto saremo di durata? No, di durata di video. Non lo so, un'ora e mezza. Un'ora e mezza, sicuro. Un'ora e mezza, tranquillissimi. Poi allora qui c'è un Fairy Tail. Grazie. Un Ariadne, scusate. Ce l'ha oggi con Seven Deadly Sins. Sì, ce l'ho con Seven Deadly Sins. Perché lo voglio iniziare a leggere. Ultimo numero, ragazzi. Eccolo. Di Salaryman Exorcist. Cioè... opera. Perché ultimo numero? Perché sono 4 volumi. È lo spin-off di Blue Exorcist, dove c'è appunto il nostro, il guaritore, no? Quello che era il guaritore. Non credeteci, ragazzi, se dice che l'ultimo non è l'ultimo. C'è scritto, ti è, ultimo numero, che praticamente è un salaryman, quindi spin-off della serie principale con il, diciamo, il personaggio secondario, protagonista. Lo grazie. Metto qua. No, lo vuoi no, te? No, qua, novità. Ma crolla, cioè, stai testando. Vai tranquillo, okay. Vai tranquillo. Gufo. È stabile. Chainsaw Man, ti metto alla prova. Boruto. Uno perdi tutto, ragazzi. Ci messo. Me li devo ricordare. Darwin's Game. Me li devo ricordare a memoria. Domestic. È tipo
È domestic? Aspetta, mi trovi. È domestic? Mi trovi impreparato su domestic. Mi sa che l'hai messo tu. E allora sarà qui, mettilo in pila. One Punch Man normal e variant. Sono di qua i One Punch, no. Normal e la variant pure, vabbè. Tanto sono tutti uguali, non si capisce. Ok, finito ragazzi. The Last Scatolon, cioè l'ultimo scatolone. Ma non ci basterà mai la memoria, lo sai, sì. Ma sì, adesso andiamo veloci, saranno tutti restock. Madonna, questo pesa, ragazzi, non avete idea. Questo qua è pesantissimo. Io non so cosa c'è qua dentro. Bisogna stare attenti perché crollerà tutto. Infatti l'abbiamo tenuto come base per tutto la torre di Babele qua. Andiamo ad aprirlo. Intanto l'orario si fa tardo in maniera preoccupante. Che ore sono? Sono mezzogiorno e 20. Ciao, ciao. Fate conto che dobbiamo mettere ancora a posto ecco tutto. Perché pesava, ragazzi. Beh, io te l'ho detto che c'era. Mannaggia te. Io te l'ho detto che c'era. Allora, ecco qua. Nuovo numero di Sailor Moon Eternal Edition. E mo? Che mattone. Cioè, ragazzi... Non avete idea di quanto pesa. È tanta roba, però. Sì, sì. Vi sfondano le mensole. Qua non potete comprare dall'IKEA. Comprate dei mobili resistenti, ragazzi. Dove c'hai cioè, dove metterli? Sì, li metti là sopra. Sono una mina, questi. Infatti facciamo la base qua. Ok. Tra l'altro ce n'è un casino. Cioè, lo leggono tutti i Sailor Moon. Porca miseria. Ma com'è possibile che non capiscono? Ma perché non è diverso dall'altro. Sailor Moon. Anche degli americani. Ah, l'attacco dei giganti. Colossal Edition. Tienine uno da far sì, vedere. Sì, ma ce n'è un casino. Ma quanti ce ne sono? Toh. La Brent. E uno lo tengo io, voilà. C'è tutta la Colossal dell'attacco dei giganti, ragazzi. Si spiegano molte cose sulla pesantezza del pacco. Ecco e io lancerei e direi, quanto c'è di valore qua, ragazzi? Esatto. Chi ce la fa, gli regaliamo una spilletta di Akiba Stop. Allora, ecco qua. Sailor Moon Eternal Edition Sbrilluccicos Edition con Kibiusa già cresciuta qui perché è grande. Sì. È quasi insfogliabile tra l'altro perché le sì. pagine sono pesantissime. Sì, non aprire troppo. Non apro troppo per non, non compromettere, però... Colori, colori. Colori. Per non compromettere la guerra degli esami. C'è anche degli spin-off ci hanno buttato ha fatto bene la Star comunque a stampare prima la versione normale poi dopo esatto. un mese brava Star brava bastardi 14,90 quando ci vuole anche la Star anche okay. se noi siamo pro Star però bastardi poi allora vediamo qua di lato cosa c'è. Comic Can't Communicate numero 1 No, non è novità. No, però l'hai detto col timbro di voce della novità. Ah, scusa, perché c'è anche e il timbro. E quindi hai ingannato. Ah, scusate ragazzi, non volevo farvi prendere a male. Numero 16 di Ricudo intanto. E numero 17 di Ricudo. Restock. Saliamo un po', dai, qua. Sì. Ma c'è un'altra pila libera di restock? No. Ormai è solo novità. Vabbè, io vado sopra. Sono solo news. Chi se ne frega. Oh, finalmente un po' di Hanako-kun. Un 1 e un 2. Un 1 e un 2, ragazzi. Quindi è ritornato. Ah, fai così? Tanto anche di là ci sono. Fai finta di niente? Poi ancora 2 e 3 di Hanako-kun. Vai di là, va. Vado di là, su Sailor. Sì, perché qui comincia a diventare instabile. Va bene. Io non vedo, non ho il polso della situazione, purtroppo, qua davanti. Perché ci sono solo 3 pile. Via. Faccio vedere anche da questa angolazione. Perché non mi regalano il drone. Esatto. E quindi... Vampire Knight Memories 1. Franco. Ciao Franco. E il numero 17 di Nana Reloaded. Ma è ciao nuovo. Franco. No, non c'entra niente però. No, non è Franco questo. Demon Slayer 3, che mancava a tutti. Demon Slayer 4, ci sarà anche il 6. Demon Slayer 5. E basta. Finito. Basta. No. Finita la magia. Esatto. No, il 6 ragazzi è introvabile. No, il 6 secondo me lo devono un po' più buono, lo so. Ristampare un po' di Attacco dei Giganti numero 6 e numero 26 mi sembrava ma... non era ancora uscito l'Attacco dei Giganti ma qua ci sarà blocco Attacco dei Giganti sicuro ci sono le Colossal anche vabbè. Che le terrei proprio per il fil rouge finale Soul Eater 5 ristampa Demon Slayer 3 Demon Slayer 3 Soul Eater 4 madonna proprio 2 No. My Hero Academia 20, questo qui li tiriamo fuori tutti assieme perché tanto... Sì. My Hero Academia 4,
e My Hero Academia 3. Vabbè. Quindi un bel po' di restock per i golosi di My Hero Academia, Demon Slayer, Attacco dei Giganti, eccetera, eccetera. Ma soprattutto a Ikkyu, che ne uscì, secondo me non è ancora finita. 19 dell'attacco e numero 1 di Demon Slayer. Vabbè, onesto. Onesto. Numero 1 di Demon Slayer. Ma non è che ne abbiamo presi un po'. A pacchi. È tanto un giorno. Numero 1 di Demon Slayer. Adesso sono cacchi amare qua. Attacco dei Giganti numero 4. Li tengo qua perché troppo sbatti. Numero 1, ragazzi, di Assassination Classroom, che ve lo diciamo a fare. Un altro. Il numero 16 di Assassination. Sì, e poi ristampati. Non mi stampi in mano. Aspettate un attimo. Che li hanno ristampati comunque. Ha ristampato tutto. Abbiamo ancora 4 minuti, Matte. Devi ce fare tutto in 4 minuti. Ce la facciamo. Non so se riusciremo a salutare i nostri amici. Più che altro qua. Non so se regge la pila, più che altro. Poi, Attacco dei Giganti. 10. 25. 18. 13. 22. E terminiamo con Attacco dei Giganti 12. E questi li mettiamo qua. E in realtà l'Attacco dei Giganti non è ancora finito, perché arriva... Ma prima, intervallo numero 15 di Batman. Quindi il 17 era quello nuovo, ragazzi. E poi Colossal Edition numero 3. Vabbè. E mo... Aspetta, facciamo una roba. Esatto, butta giù. E metti le Attacco Colossal dei Giganti Colossal Edition volume 3. Li metto in ordine, tra l'altro, così per non farci mancare niente. Volume 4. Tanto abbiamo minutaggio. Esatto. Volume 5. Volume 6 col gigante Semmia o gigante bestia, e volume 7. I primi due sono in ristampa e arriveranno probabilmente la prossima settimana. Così potrete vederli tutti. Abbiamo finito, quanto abbiamo? 3 minuti. Un saluto a tutti gli amici, quindi non facciamo il recap, altrimenti non ci stiamo dentro. Bene qua le pile. Mostriamo le pile. E questo è tutto per il Giga Unboxing Ultra, chiamatelo come volete. È stato come sempre un piacere passare del tempo in vostra compagnia. Mettete like qui, seguite, followate, iscrivetevi al canale, seguiteci su Facebook, su Instagram, su TikTok, da tutte le parti, insomma. Iscrivetevi a Telegram. Un saluto da Matteo e da Alex, e mi raccomando, comprate. Ci vediamo alla prossima, ciao. Akiba Stop. Fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti, collezionismo, giochi di società e cultura giapponese. Akiba Stop, Piazza Giacomo Matteotti 28, Alessandria. Seguiteci su Facebook, YouTube e www.akibastop.it. www.akibastop.it.